Cuore, buongiorno, buongiorno. Questo ci porta allegria, così deve essere, che bella cosa. Vabbè, le cose che dice è giusto, cuore, cioè non c'è una virgola che ha sbagliato stamattina, certo. Mangiare la sfogliatella, io spero, spero con tutto il cuore mio, che non abbia mangiato la crema che sta all'interno. Perché la sfogliatella, ma io credo che lui sappia che sei intollerante al lattosio, insomma, di lì io non è che non voglio mangiare, anche se secondo me l'hai mangiata, era troppo invitante. Però spero che vada tutto bene. No, perché si può assaporare anche la sfogliatella, magari vuota, voglio dire, senza crema dentro. Mannaggia a te, mannaggia. Anzi, mannaggia o pazzo. Sì, no, sono belle le frasi che dice, poi i napoletani sono pieni di questi, di questi detti. Vabbè, cuore. Certo che uno deve fare quello che gli piace nella vita, ci mancherebbe, però io dico senza mettersi in pericolo di vita, senza che ci deve lasciare le penne, questo dico io, assolutamente, è giustissimo quello che dice. La vita è un passaggio su questa terra e ha ragione, cioè non è che vivila al massimo, io sono pienamente d'accordo con lui. Però senza eccessi che ci distruggono poi, che la vita poi ce l'accorciano, insomma, questo dico io. Poi è normale che la vita bisogna godersela perché comunque è un ciclo, come dico io, è vero che prima o poi uno... Uno lascia la terra, però sono anche d'accordo nel dire è meglio dopo che prima. Va bene? E noi ne sappiamo qualcosa perché stiamo lottando, stiamo lottando e stiamo lottando. E ce la faremo, cuore mio, ce la faremo, assolutamente. Poi ieri ti ho visto in foto, cioè non puoi capire quando mi mandi quelle foto. Cioè, mi viene un colpo, hai capito? Mi fai star bene, capito? Questo è. E vabbè, stamattina niente ancora, squilli, si dorme stamattina. Sì, anche io mi sono svegliato più tardi, cuore. Ah, grazie del paragone che mi hai fatto. Grazie. Ecco perché ti dico che quando si dice che nella vita bisogna essere attori, ed è vero, bisogna prendersi questa vita con tutte le forze, perché la dobbiamo, fra virgolette, recitare e recitare ad alta voce. Dobbiamo dire che a noi la vita piace, a noi la vita è bellissima, dobbiamo sorridere, dobbiamo... Sì, questo è quello che c'è da fare. E lo stiamo facendo pure mio, lo stiamo facendo. Certo, lo faremo ancora meglio. Va bene. Sono andato a fare colazione, cuore. E fammi sapere se l'hai mangiata la sfogliatella. No, figurati. Non serve che mi dica le bugie. Se l'hai mangiata, l'hai mangiata. Non è un problema. E niente, mo vado a farmi un caffettino. Va bene, dai, cuore mio, oggi è domenica, è un altro paio di giorni e sei qui. Va bene, non vedo l'ora. Speech di cuore, speech. Come ti senti? Fammi sapere.
Oggi il tempo fa schifo qua, eh? Vabbè, 11 gradi, il tempo tutto nuvoloso, non promette niente di bello, insomma. Vabbè, ci interessa poco, insomma, alla fine, tanto stiamo dentro, non è che dobbiamo andare da nessuna parte. Va bene. Me, Johnny. Ti piace quando ti chiamo Johnny? Oh no. Ci sentiamo dopo, ok? Un bacio, un cuore e un abbraccio. E saluto mio Paz. Ha detto mio fratello, grazie, 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 grazie per quello che fai. E digli che abbiamo capito che quello che fai lo fai col cuore. Grazie, grazie, grazie. Ciao, cuore mio, a dopo.